Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise, siamo a Jelsi per la sesta edizione della Ballata dell'Uomo Orso. Qui ci troviamo proprio nella piazza vicino il centro storico di Jelsi, dove ci sarà appunto la ballata, la messa in scena dell'Uomo Orso. Quest'anno ospiti a Jelsi ci sono i Mamutones di Samugheo, un gruppo etnico-culturale che viene dalla Sardegna, che porta con sé usi, costumi, tradizioni, maschere molto particolari, che sono venuti a condividere appunto questa tradizione qui a Jelsi, storie che si intrecciano e che si rincontrano poi dopo anni proprio in questo tipo di eventi. Adesso, dopo la sfilata del Mamutones per il paese, ci sarà appunto la ballata dell'orso a conclusione della manifestazione. E allora restate con noi. Pierluigi Giorgio, siamo qui a Jelsi per la sesta edizione dell'Uomo Orso. Direttore artistico, quest'anno ha proposto una novità, un gruppo sardo, i Mamutones di Samugheo, che quest'anno faranno, diciamo, la loro scena qui con l'Uomo Orso a Jelsi. Come mai questo ponte, questa iniziativa proprio con la Sardegna? Non è una novità. Questo ponte l'ho creato all'inizio degli anni 90, quando dopo aver fatto un documentario sul cervo di Castelnuovo, un'antropologa, Dolores Turchi, sarda, mi chiamò e mi disse che era interessata a conoscere le maschere molisane. Quindi il diavolo, il cervo, l'orso ancora non era stato rimesso in piedi. E lì ideammo di creare questa sorta di sodalizio, di gemellaggio, chiamiamolo così, tra le maschere molisane e le maschere sarde, dove cambia la fattezza della maschera, ma la valenza, la ritualità è simile. E sempre il capro espiatorio che viene sacrificato affinché si tramuti in seme come Dioniso e quindi come auspicio di fertilità. Quindi, come dicevo, il sodalizio è nato già da molto lontano, dagli anni 90. E portai in Sardegna prima il diavolo, poi il cervo e una settimana fa anche l'orso di Jelsi. Orso di Jelsi che è stato rimesso in piedi dal 2008, con anche affiancato a una trasposizione teatrale che è la Ballata dell'Uomo Orso, con questo testo che ho scritto, che è cantato, musicato e con appunto la partecipazione di molti popolani di Jelsi. Decisione, non senza timore, non senza attenzione, corde e bastoni a chi ha del coraggio, disse il più vecchio, l'anziano più saggio. Pigliano, pigliano, non lo notare, pigliano, pigliano per carità, aggiunto la perla lo che possa pagare, delle lentezze, vero scenità, le scenità. Pigliano, pigliano, non lo notare, Qui oggi lei è il direttore artistico, sappiamo però la sua carriera può essere ricordato come tra i primi produttori di documentari a sfondo antropomorfico. Sì, in realtà io credo di aver realizzato una cinquantina di documentari per la trasmissione Gheo e Gheo di Rai 3, di cui una ventina che trattano
il nostro territorio, trattano il nostro Molise. Diciamo che come ho potuto il Molise ce l'ho sempre messo dentro, ce l'ho infilato dentro. E quindi sì, il discorso naturalistico, ma soprattutto in particolare il proiettore puntato sull'uomo umile, la sua storia, la sua tradizione, e la tradizione è identità. Quindi la conservazione, la rivalutazione, la cura delle tradizioni paese per paese non sono altro che lo specchio che ci rinviano e ci rimandano alla nostra identità. Documentari sì, ne ho fatti e adesso dovrò fare il montaggio di un ultimo documentario per quanto riguarda il Molise che ho girato a Rocca Mandolfi su un matrimonio in costume popolare dell'Ottocento, dove poi attorno ci ho costruito una storia, e quindi questo sarà il prossimo documentario in uscita. Antonio Valente, qui alla sesta edizione della Ballata dell'Uomo Orso, è in corso la rappresentazione dei Mammutones dalla Sardegna, da San Mugheo. Lei in questa manifestazione che ruolo ha? Ma io ho il ruolo del domatore, dell'orso però, l'orso di Elsi, del ballo dell'orso, e quindi cerco di far ballare questo orso che non vuole ballare e che è un po' approfittatore, un po' birichino, perché è sempre alla rincorsa delle donne, sempre che fa i capricci, e quindi lo dobbiamo un po' rieducare, bisogna ritrovarlo un po' nel nostro, cioè bisogna far sì che stia bene con noi, con gli esseri umani. Ecco, per questa sesta edizione i Mammutones sono venuti qui a Jelsi, ma sappiamo che una settimana scorsa c'è stato un convegno in Sardegna e sì, una rappresentanza appunto di Jelsi è stata lì a questo convegno e lei era tra questi. Sì, siamo stati lì, abbiamo presentato il Molise, il nostro orso, il nostro spettacolo, e è stato un bel momento di fusione tra comunità, di scambio diciamo tra comunità. E veramente siamo stati bene, abbiamo in certo qual modo fatto il nostro spettacolo e ci siamo sentiti un po' anche sardi. Pasquale Valiente qui a Jelsi per la Ballata dell'Orso, la vediamo in un abito un po' particolare, appunto un travestimento di carnevale, ma in questa manifestazione di preciso qual è il suo ruolo? Il mio ruolo in questa pantomima della Ballata dell'Orso è il parroco, il prete, che dovrebbe essere la cosa, la parte più sacra della ballata, cioè il bene che sovrasta il male. Quindi un po' poi il succo di tutta la manifestazione, di tutta la storia, di tutta la tradizione pagana e non di questa Ballata dell'Orso, visto che con il carnevale c'è appunto la rinascita a vita nuova, certo. E questo è un po' tutto il simbolo. Certo, durante, si sa tutto, si sa che durante l'inverno
tutta la natura dorme, arriva la primavera e rinasce. E così è la mia persona, con una benedizione la natura rinasce e l'orso viene domato e diventa uomo. Poi tutti intonati lo benedisse, l'orso in cuor suo lo stramaledisse. Ancora una volta la religione sul paganesimo impone la ragione, sconfitto l'inferno, la solarità.